Oggi stiamo preparando la cena, una scaloppina al vino bianco. Abbiamo deciso perché non far vedere come prepariamo noi la scaloppina al vino e vi facciamo vedere tutti i trucchi per farla venire bella cremosa. Vedete com'è venuta bene? Quindi adesso vi facciamo vedere tutti i passaggi per fare una scaloppina perfetta. Questo è proprio un salvacena, quindi se acquistate questo tipo di carne e preparate un secondo piatto oppure una cena, così comunque andate a mangiare un piatto veramente gustoso e non banale. La scaloppina tradizionale si prepara con il vitello, con la noce, però ovviamente potete farla anche con le carni bianche, come il pollo, oppure anche col maiale, la lonza e così via. Il procedimento rimane sempre lo stesso. Se però volete fare la ricetta appunto tradizionale, questa è la carne più adatta, è più gustosa così. Gli ingredienti per fare le scaloppine al vino bianco che andiamo ad utilizzare per 4 persone sono 400 g di noce di vitello, 40 g di burro, sale quanto basta, 4 foglie di salvia, 2 cucchiai di olio, 80 ml di vino bianco. La farina quanto basta, poi vi facciamo vedere durante la ricetta, e il pepe quanto basta. Vediamo tutti i procedimenti. Per rendere la carne più tenera andiamo a schiacciarla un po', lo facciamo col coltello se non avete il batticarne. La facciamo molto sottile, anche se ovviamente questa ce l'ha preparata il macellaio, gli abbiamo detto che dovevamo fare le scaloppine e quindi ce l'ha data già molto sottile, però cerchiamo di appiattirla il più possibile. Accendiamo la fiamma e in una padella adesso andiamo a mettere il burro, l'olio. Si mettono burro e olio insieme perché l'olio aiuta a non bruciare il burro. E mettiamo, come vedete, la farina sulla carne, non se ne mette tantissima, vedete? Giusto un po' da entrambi i lati e mettiamo la carne nell'olio e nel burro. Tutto qui, vedete, da un lato e dall'altro. Preparare quindi le scaloppine al vino è davvero semplicissimo e non, appunto, non servirete una fettina di carne banale a tavola, avrete un bel secondo piatto gustoso. Poi se vi interessa, noi abbiamo fatto una playlist con tutti i secondi piatti di carne, di pesce, così se volete altre idee per un secondo piatto potete consultare sempre la nostra playlist dove vi facciamo vedere sempre passo dopo passo ogni ricetta, ve le spieghiamo nei dettagli così non sbagliate. Le stiamo girando, le cuociamo quindi da un lato e dall'altro, vedete? Ecco. E a questo punto andiamo a sfumare con il vino bianco. Ovviamente cercate di utilizzare vino bianco di altissima qualità perché andrà a finire nel vostro piatto e renderà la scaloppina ancora più gustosa. Adesso si andrà a formare quella cremina indispensabile nella scaloppina. Sicuramente è una ricetta che cambia da regione a regione. Stiamo mettendo il sale, vedete, giusto un pizzico, una presa ancora. È una ricetta questa che cambia di regione in regione. Qui cos'è questo? Il pepe. Però ci sono ovviamente degli elementi comuni. Ovviamente ci deve essere la cremina. Questa è la caratteristica principale della scaloppina. La salvia, abbiamo messo la salvia. Ecco, la salvia l'abbiamo messa. Ed è pronta. La cremosa, ovviamente questa ora la serviamo in un piatto insieme alla salsina, perché dobbiamo fare la scarpetta. Guardate che bella, poi si sente un odore di vino, è buonissima. Ci siamo spendere questo. Ok, già pronta, velocissima questa ricetta. Vedete, la stiamo impiattando stasera, quindi vi abbiamo fatto vedere in maniera davvero estemporanea noi come prepariamo la cena, una cena veloce, ci abbiamo messo veramente
ma 10 minuti. Quindi la andiamo ad inserire anche nella playlist di ricette velocissime, quelle da fare in meno 15 minuti. E abbiamo preparato anche un contorno di verdure. Questa non ve la facciamo vedere come ricetta perché ovviamente è semplicissima, sono degli spiedini di verdure. Stiamo aggiungendo, vedete, la cremina. Vedete come rende l'idea? Deve essere una bella cremina che va ad insaporire la carne. Eccola qui. Quindi la ricetta in realtà è finita. Se vi è piaciuta fatecelo sapere come sempre nei commenti. Scriveteci, diteci voi come fate la scaloppina al vino bianco. Se rifate la nostra ricetta fatecelo sapere su Instagram, taggateci con le foto delle nostre ricette come fate sempre, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook dove ci mandate sempre le foto delle ricette rifatte da voi e ovviamente iscrivetevi al canale YouTube di cucinageek.it se volete ricevere le notifiche ogni volta che facciamo una nuova ricetta. Dovete però necessariamente cliccare sulla campanella che vedete sotto a questo video. La ricetta la trovate come sempre anche sul nostro sito www.cucinageek.it con tutte le curiosità sulle scaloppine. Allora, alla prossima ricetta, ciao!